E allora, questi pomodori li vogliamo montare all'orto do suo Alfio. Sono pomodori bellissimi e originali. Hanno fatto il giro del mondo via web, i video a sarsa e a carne infornata, realizzati dal videomaker di origini brolesi Calogero Ricciardello, con l'obiettivo di preservare uno spaccato di tradizione siciliana serbando nella memoria. La spiegazione accurata e genuina da parte di alcuni abitanti della frazione Lacco dello svolgersi dei veri e propri riti culinari che accompagnano la cottura, l'imbottigliamento della salsa di pomodoro e la carne cucinata nel forno a legna ha infatti raggiunto migliaia di visualizzazioni, riscuotendo particolare successo oltre che in Sicilia, in America e più in generale all'estero. Diciamo la verità, è nato perché non volevo fare la salsa. Mia zia me lo chiese e gli disse: zia, se vuoi ti riprendo. È nato così, per caso, come ogni cosa. È anche il mio modo di lavorare, non pianifico mai, cerco sempre che le cose siano più spontanee possibili. Però l'idea dei video sulle tradizioni siciliane era un'idea che avevo già da parecchio tempo. Per anni ho lavorato per promuovere le tradizioni degli altri, prima in Nord Italia, in Veneto soprattutto, e poi in Australia, dove ho vissuto gli ultimi 4 anni, ma mai avevo lavorato in Sicilia, e quindi era una cosa che volevo fortemente fare, principalmente per due motivi. Prima, perché conosco bene queste tradizioni, sono nato in Sicilia, e secondariamente penso che esse hanno del potenziale. Poi forse inconsciamente ho realizzato questi video per ritrovare una parte di me. Ricciardello, laureato al DAMS di Bologna in cinema sperimentale e documentario, ha iniziato la sua carriera come operatore e montatore video in una rete televisiva a Venezia, lavorando successivamente in Australia come regista e direttore della fotografia per vari documentari e anche come corrispondente per un'agenzia di news di Berlino. Tornato in Italia, adesso vive e lavora a Bologna, senza mai dimenticare però la sua amata Sicilia, al centro di questo e di altri progetti che sta portando avanti. Al momento sono impegnato alla lavorazione di un documentario che racconta la storia dei pescatori di Capodorlando, precisamente quelli del Borgo di San Gregorio, che prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale emigrarono in Australia. Emigrarono perché a quel periodo l'attività della pesca non era più un'attività redditizia e decisero di partire con tutte le famiglie nel West Australia, precisamente a Fremantle. All'Italitoli di Fremantle è nata, infatti, grazie a un numero cospicuo di questi immigrati siciliani che, essendo tutti pescatori, in poco tempo diventano i pionieri dell'industria della pesca. Nonostante l'importanza e l'ambiziosità della sua iniziativa, non sono tuttavia poche le difficoltà che Calogero Ricciardello sta incontrando lungo il suo percorso. Sono costretto a stare fuori, principalmente per lavoro, perché come tutti sappiamo in Sicilia è molto difficile lavorare, trovare un lavoro soprattutto di questo genere. E le difficoltà sono sempre connesse all'indifferenza delle persone, in questo caso agli enti comunali e regionali, che non si sono neanche degnati di rispondermi quando ho proposto la realizzazione di alcuni video. Ma qui non voglio fare polemica, perché comunque la mia passione e determinazione mi spinge sempre a trovare nuove soluzioni, e in questo caso sto pensando di fare una raccolta fondi, un cosiddetto crowdfunding, per realizzare questi miei progetti.